al stadio Diego Armando Maradona, ma tu ti rendi conto? Sì, che roba! Esco dal locale, non vorrei alzare la voce. Ciao Re Carlo, come sta? Allora, ma buongiorno cucciolo! Che cosa è successo lì? Che cosa c'è? Non ti preoccupare! Non è successo niente, amore di papà, stai tranquillo. Oh, no, no, è successo. Le delusioni vita ci saranno sempre. L'importante è non perdurare. Siamo intesi, caro Re Carlo? Intesi, intesi. Ok, grazie mille. Non faccia poi ti dico anche cosa lì è successo, a guardare la live e stavi aspettando questo momento per entrare, ammettilo. Frate Carcola, c'è Re Carlo che è dell'Atalanta. Questo signore qui, quello che ha preso quattro pappini da voi, gli vuoi dire qualcosa? Vuoi salutare? Io ho già distrutto le tue. Vabbè, ok. Ma cioè, ma quello tipo del trono di spade, il vichingo del trono di spade. Ma tra l'altro, ragazzi, adesso, visto che vengo provocato così, si fanno battute, è anche giusto dire che a Roma mi sa che la classifica la guardano di rado. Però, eh. Aspettate che c'è un altro ospite, scusate. Salve signor Camelio, buonasera. Ciao. Ha fatto una, non so se è detta la sta cosa. Aspetta che arriva. Ok, vai. No, questo è il motivo perché, buonasera a tutti, perché buonasera. Il motivo a Roma non si vince mai nulla, perché noi stiamo parlando degli episodi, ma l'Atalanta con 40.000 abitanti sta ancora a 26 punti dalla Lazio e a 6 della Roma. Non posso va bene. Dire, ha detto Riccardo che la classifica Roma la guardate saltuagliamente, la guardate sempre. Gli avevo rispondere calmo, pagato con però calma, con calma. Giusto perché c'hai due punticini in più, ieri sera hai pareggiato, ha fatto una bella gara di merda, ha fatto perdere tre giocate su tre. Vabbè, che c'entra mai a giocare, che c'entra mai a giocare. Carlo risponda. Attaccalo, Carlo risponda, Carlo risponda, Carlo. Ma no, non parlo dei due punticini di quest'anno, parlo, lo so, degli ultimi 4-5 campionati, così, vabbè, ma per dire. Questo è brutto, ma non ho mai vinto un cazzo. Vabbè, non è pure no, non è che pure voi avete vinto, però. Vinto fino a mo. No, no, nulla, nulla. Ma infatti lo ma Re Carlo, no, Re Carlo, io capisco le regole. No, ma sono il primo a dire che come sì, storia, cioè, come blasone, non c'è paragone tra Roma e Lazio, che sono nettamente superiori all'Atalanta. Come no, Roma, e vaffanculo, e balla ora. Balla ora, e balla ora. E balla ora, lasciai da fa. Balla ora, va. Sono intervenuto perché l'ho visto. È Camelio lui, che io dico qualcosa a Camelio. Che attacca sempre a Roma, dice cose su a Roma. Dico la verità. No, vabbè, questo è un body shaming chiaro. Dico la verità. Uguale, è uguale a te. Dico la verità, dico la verità. Dico la verità, la Roma, non, abbiamo vinto una partita, già abbiamo fatto i caroselli, abbiamo aspettato la squadra a Fiumicino, stiamo calmi, se no non vinceremo mai nulla. Enrico, digli che hai detto che questo è il solito tifoso medio romano. Quella si chiama passione. Ma la passione, se poi diventa un freno, non va bene, la Roma non potrà mai vincere, ma neanche la Lazio, però diventa un casino. Perché la Roma ha fatto... La Roma se fa in cosa è in campione, il giorno dopo se ne pippa. Pure se chiamo Ronaldo era la stessa cosa. Allora gli hai risposto. Al primo rigore sbagliato doveva ammazzarsi. Ma forse il bello del calcio romano è proprio quello, che è meglio. Io vorrei però, vince però. Se non è... No. Va bene, come va bene, va bene. Che c'è bocce. Va bene, va bene, va bene, va bene. Allora, posso sfatare un mito una volta per tutte, velocissimo? Certo, Re Carlo. Perché Enrico diceva, l'Atalanta squadra di una città con 40.000 abitanti. Noi abbiamo fatto lo studio sull'Eco di Bergamo nella scorsa stagione, poi non so se con la Salernitana è cambiato qualcosa. La provincia di Bergamo ha 1.250.000 abitanti ed è l'ottava provincia della Serie A, cioè l'Atalanta l'ottavo bacino d'utenza della Serie A. Ecco, diciamo. Sì. Allora, così tanto non lo sapevo, ma era una provocazione rispetto no, a no, Roma. No, lo so, però per dire, perché si dice sempre cittadine, 100.000 abitanti, in realtà alla fine, per esempio, la provincia di Bergamo ha più abitanti della provincia di Firenze. Vabbè, se non facciamo a chi ce l'ha più lungo, signor Re Carlo, per favore. No, ringraziamo Michele il Balcone, che si sono abbonati. Grazie, viva i mecenati, 9 mesi grazie con noi, grazie. Dammi, gli vuoi bene al balcone? Ti è passata la... No, sì, certo. No, ma forse mi sono perso la parte iniziale di Re Carlo, però... No, adesso iniziamo sulla... No, però faccio, dico, guarda, al di là delle prese in giro, degli sfottò, che forse sono proprio questo il bello del seguire il calcio così appassionatamente,
Ma io, ragazzi, a parte, vabbè, io ce l'avevo su tutte le giocate che mi sono fatto, quindi al di là dello sfottò, io credo che l'Atalanta ieri abbia dominato la partita, però a questa squadra, non lo so, manca qualcosa, non riesco a capire cosa. In certe partite sembra totalmente un'altra squadra, non trova mai la via del gol. Ma l'Atalanta c'è, Damiano, c'è il suo allenatore, però non mi interrompe. Il suo allenatore non trova mai Gabri, una chiave esatta in certe determinate partite. Mette giocatori che chiaramente, ragazzi, Muriel non vuole più stare a Bergamo. A Bergamo c'è Gasperini, quindi Muriel non vuole stare più là, secondo me. Poi è una mia opinione, magari sbaglio. Ci sono giocatori che crollano in certe determinate partite. Non lo so, Carlo, dimmi tu come l'hai letta quella di ieri sera. Non lo so. Quella di ieri sera ho visto un'Atalanta che è arrivata clamorosamente con la lingua fuori. Vediamocela fine di questo ciclo di partite. Non è una scusa. Vai, e non credo che le valutazioni siano... Non è una scusa, però l'hai buttata là, Carlo, No, vabbè, ma è un difetto, non, è una colpa dell'Atalanta essere arrivata con la lingua però fuori. Però l'Atalanta mi dava da vincere ieri, poi alla fine è sempre il risultato che fa la differenza sull'opinione. Certo. Hai capito? Ma infatti sì, vabbè, però il possesso palla deve portare... questa partita. Cioè, beh, c'è avuto le occasioni, Damiano, dai, su. Gabri, Telegram. Non mi ricordo miracoli di Sirico, infatti, è quello il problema. L'Atalanta ha fatto 17 tiri, solo 2 in porta. Capisci che è mancata lucidità, è mancata precisione. Sì, ma un paio sono uscita di poco, la palla, il salvataggio sulla linea, ragazzi. Sì, ma infatti è la classica partita che la giochi al 300 volte, la vinci 99. È quello che sto dicendo. Il problema è che si rischia di guardare l'Atalanta facendo un po' un errore di valutazione, perché dice nelle ultime 2 ha fatto 1 punto, però nelle ultime 8 ne ha vinte 6, ne ha persa 1 e ne ha pareggiata 1. Infatti, comunque, guardiamola così. Ieri la situazione è andata così, la partita il Genoa ha avuto... Sì, però ragazzi, 2 settimane fa si parlava di Scudetto. La palla gol. Infatti volevo risponderti su questo, perché me lo stanno scrivendo anche in tanti dalla chat. Bisogna dire cosa significa parlare di Scudetto, perché 2 settimane fa, io dicevo, anche settimana scorsa dopo la vittoria col Verona, chiedevo soprattutto a voi se secondo voi l'Atalanta quest'anno aveva le carte in regola per lottare per lo Scudetto. E pensandoci, guardando il calendario, dicevo, cavoli, forse ha le carte in regola per lo Scudetto. Scusami Carlo, rimettiti il muto, grazie, quando non parli così ti smuti te, perché ci sentivamo. Scusa Carlo. No, e dicevo, guardando il calendario, guardando la classifica, dicevo, sì, l'Atalanta può lottare per lo Scudetto, però alla fine, da qui alla fine, deve vincerle praticamente tutte per poterci arrivare. Forse la sensazione, dopo aver visto la partita di ieri, dopo la sconfitta con la Roma, è che non è ancora pronta per lottare per lo Scudetto. Nonostante questo, ha concluso il miglior girone d'andata della sua storia, quarta in classifica con 4 punti sulla quinta, non c'era mai riuscita. Alla fine il girone d'andata resta ottimo, la partita di ieri è stata davvero pessima. Colpa dell'eliminazione dalla Champions League, problema mentale, perché c'è il passo falso con la Roma, c'è questo a Genova, insomma, 2 indizi fanno a prova. Però 3 giorni dopo l'eliminazione l'Atalanta è andata a vincere sul campo del Verona, che aveva riposato tutta la settimana. Vero. E l'ha fatto con grande personalità. Vero. Sì, vero. Ma anche lì non brillando sulla prestazione. È stanca, troppo stanca. L'Atalanta è un problema questo. Ha fatto questo ciclo di 6 vittorie consecutive in campionato in cui ha dato tutto ed è arrivata stanchissima queste ultime 2 partite. Non è una giustificazione, è un problema. E ti sembra un caso che sono stanche Atalanta, Milan e Napoli? Non lo so. Napoli e Milan, Manfredi, sono decimati degli infortuni. Rosa corta, forse. Ma anche l'Atalanta lo è stato nel mese di novembre. Sì, ma appunto. Quindi, ma tutti hanno fatto le coppe. Ma poi ci andiamo sugli infortuni che ha solo il Milan e non le altre. E non come si andiamo su chi augura gli infortuni alle altre dopo, squadre. Aspetta, andiamo. Un attimo. Che arriva anche Sasha, arrivano anche chi la pensa diversamente da lei, signor Tacchino. Un'altra cosa, ragazzi, io non voglio prendere questa come giustificazione, ci mancherebbe, però giocare su un campo come quello di Genova è una vergogna per il campionato. No, su questo sono d'accordo con Riccardo. Ma non è il motivo per cui l'Atalanta non ha vinto. Camelio sta qua. L'ambulanza. È una vergogna. Ma non è il motivo per cui l'Atalanta non ha vinto, ci mancherebbe, però comunque. Ok, abbiamo sì, è una vergogna campo il campo. No, ragazzi, il campo De Marassi è vergognoso.
Al di là, mo, ma adesso sì, ma io ci giocano tutti. Ma sti cazzi, ma fa schifo. Ma per una squadra come l'Atalanta, che predilige il gioco a terra, gioco a due tocchi, quel campo no, è da serie D forse, ma neanche in serie D ce l'hanno così, no. I campi su questo, cioè, sono d'accordo con Riccardo, punto, basta. C'è una con i San Siro, no, bellissimi invece, no, però se l'avete visto negli highlights, c'è un'azione che fanno un 1-2, Ilicic e Muriel, Ilicic arriva palla al piede al limite dell'area per loro, rigore in movimento, e incespica sul pallone che rimbalza. Sono d'accordissimo con Riccardo, però non è una scusa. Non è una scusa, però è una prerogativa vergognosa per giocare in Serie A. E il campo de Marassi fa schifo, punto. È una monnezza de campo, e una squadra come l'Atalanta, e su questo sono d'accordo, che predilige il gioco palla a terra, due tocchi, un tocco, non può giocare su quel campo, punto. C'è poco da fare. Okay. Avanti, non è che fa amichevoli con sto fischio, che palle con sto fischio. Abbiamo un intervento, un attimo.